Investi su di te. Oggi voglio continuare a leggerti alcuni spunti tratti dal libro 7 strategie per la ricchezza e la felicità di Jim Rohn e iniziamo subito la lettura. La ricerca della conoscenza è una delle strategie della ricchezza e della felicità. Che riflessione straordinaria trascorrere del tempo in una ricerca coerente, disciplinata e risoluta della conoscenza. Ma come per ogni cosa che ha valore, c'è un prezzo da pagare. E questo purtroppo blocca letteralmente alcune persone. La ricerca della conoscenza implica un investimento da fare. Per la precisione, ci sono tre tipi di investimenti che dovete fare se volete intraprendere questo viaggio con successo. Per prima cosa dovete spendere dei soldi. Ci vogliono dei soldi per comprare dei libri e delle cassette, per frequentare dei seminari. Per questo motivo vi consiglio di istituire un fondo per la vostra istruzione. Ogni mese mettete da parte una quota delle vostre entrate e investitela nella vostra ricerca della conoscenza. Spendete i soldi per coltivare il gigante che sonnecchia in voi. I soldi sono un prezzo limitato. La promessa è un potenziale illimitato. Un fattore più importante del denaro è la voce di spesa successiva, il tempo. Il tempo è una spesa importante, lo capisco. Una cosa è chiedere a qualcuno di spendere dei soldi, un'altra, del tutto diversa, è chiedergli di mettere a disposizione del tempo. Purtroppo non ci sono scorciatoie. Fino a quando non inventeranno una macchina che si possa collegare al cervello per rivelare la conoscenza, ci vorrà del tempo. Tempo prezioso. Per fortuna la vita sa ricompensare un investimento elevato con una resa elevata. L'investimento del tempo che fate ora potrebbe essere il catalizzatore di una realizzazione fondamentale. Infine, dovrete investire degli sforzi. Un processo di apprendimento condotto con serietà richiede molti più sforzi che non imparare in modo casuale. In ogni cosa che intraprendete, che consista nell'osservare voi stessi, nel leggere o nell'osservare gli altri, l'intensità dei vostri sforzi avrà un effetto profondo sulla quantità di conoscenza che acquisirete. Una mente concentrata è come il colpo esploso da un fucile mentale che colpisce un obiettivo costruito da un'idea. E per essere concentrati occorre fare degli sforzi concentrati. Ma sono proprio questi sforzi che apriranno le porte di accesso al luogo in cui le grandi idee possono mettere in atto la loro particolare magia di avvicinarsi alla ricchezza e alla felicità. Ho voluto leggere con te questa paginetta e mezzo perché secondo me è molto interessante il punto centrale di tutto questo, ovvero l'importanza di migliorare noi stessi, le nostre competenze e sviluppare quindi tutte le caratteristiche che ci possono rendere delle persone migliori. E come sostiene Jim Rohn, ci sono tre prezzi che dobbiamo pagare. Uno è un prezzo economico, perché se vogliamo studiare un libro, se vogliamo comprare un corso, dobbiamo investire dei soldi, ma questa probabilmente è l'investimento minore che dobbiamo fare. Il secondo è quello del tempo che richiede. Voi non avete idea di quante persone acquistano i miei corsi, spendono 1.000-1.500 euro per un corso e non lo aprono nemmeno, oppure ne guardano pochi minuti e poi lo lasciano lì con l'idea di guardarlo in futuro. E questo è un vero problema, perché se non investiamo il nostro tempo per migliorare le nostre caratteristiche, per sviluppare le nostre competenze, ecco che le nostre competenze non si svilupperanno mai, e questo è assolutamente un problema. Infine, il terzo punto è la concentrazione che viene investita, gli sforzi che vengono veramente messi in pratica per cercare di sviluppare, apprendere, padroneggiare queste competenze. Perché immaginiamo la situazione attuale. Quante persone, ad esempio, guardano una serie TV su Netflix mentre magari scorrono i social, mentre sono seduti comodamente sul divano? Ok, quanto riescono a carpire, quanto riescono a veramente a vivere la serie TV che stanno guardando? Pochissimo. Perfetto, e stiamo parlando di una cosa che dovrebbe essere un tempo investito in relax, proprio per rilassarsi, qualcosa che piace. Quindi figuriamoci se non ci riusciamo a sforzare per seguire qualcosa che ci piace, come possiamo farlo per qualcosa che necessariamente non è così piacevole, come appunto apprendere una nuova competenza, perché richiede fatica. Ecco che se sommiamo tutti questi tre elementi ci rendiamo conto che sono pochissime le persone che riescono a pagare, diciamo così, tutti e tre questi prezzi e quindi riuscire a crescere, evolvere, e sono proprio le persone che ottengono maggiore successo. Quindi oggi chiediti: stai investendo sulla tua formazione, sulla tua crescita? Stai investendo energia e tempo? I soldi oggi potremmo quasi considerarli veramente secondari, perché ci sono tantissime informazioni che si trovano gratuitamente ovunque, quindi potresti anche iniziare a studiare in maniera gratuita, però devi comunque investire del tempo e assolutamente delle energie. Quindi chiediti: tu lo stai facendo? Perché se la risposta è no, sappi che non stai sfruttando al massimo tutto il tuo potenziale. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ti rileggo il secondo paragrafo. Ma come per ogni cosa che ha un valore, c'è un prezzo da pagare. E questo purtroppo blocca letteralmente alcune persone. La ricerca della conoscenza implica un investimento da fare. Esattamente questo è il punto. Tu stai investendo nella tua conoscenza? Se la risposta è no, rallenta, riflettici qualche minuto e chiediti: dovrei effettivamente studiare di più, sviluppare in maniera più approfondita le mie competenze, oppure sono già arrivato dove volevo arrivare? Perché se non sei ancora lì, allora semplicemente devi metterti sotto e iniziare a sviluppare queste competenze e a pagare il prezzo che è necessario. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!